torna il campionato provinciale di Serie D femminile e in campo la Coccinella. Questa sera trova l'Arca all'assalto della prima posizione del girone comandato da Progetto Futsal alla formazione di Fontemaggi per la quinta giornata. La Coccinella a punteggio pieno e parte proprio in questi istanti il confronto e tra l'altro avendo anche osservato il turno di riposo. E intanto ci prova subito il primo affondo da parte di Aiello. L'Arca cerca di accelerare, soprattutto gestire i tempi con Iaria. Il pallone si gira di prima intenzione. Berti che però gli toglie il pallone. Ancora Aiello al centro. Prova adesso la fiondata. Il gol del vantaggio con Giulia Aiello. Cambia il risultato. La Coccinella 1, Arca 0. Masso Francesco velocemente apre a sinistra per Aiello. Ancora Masso Francesco. E il pallone finisce in rete. Prima toccando il palo. 2-0. Masso Francesco lotta verso Aiello, se ne va, prova la soluzione, solo l'esterno. Forse proverà uno schema, addirittura prova in rete, il gol si infila, il pallone sotto la traversa, beffando Iavarone. Aiello sale anche lei, se ne va per vie centrali, prova la soluzione con Masso Francesco che deposita il pallone in rete e c'è il 3-1. Aiello vede la possibilità per andarsene, c'è un corridoio. Adesso la palla messa in mezzo, ha provato la soluzione. Rottaro che deve lasciare il campo, poi può tornare in campo. Berti va a tagliare Masso Francesco, adesso riceve con il mancino. La testa sul secondo palo da parte di Lorenzo. A destra. Rientra con il mancino, prova a fil di palo, ferma ancora Masso Francesco, Mantese per Perna, troppo defilata, palla messa in mezzo, ma poi è un gol invece, l'assist si trasforma in un gol, quello di Perna. Rottaro, Berti, brava Fra, non mette il piede, Berti prova la soluzione, Gavarone al centro, l'imbucata, poi Perna tocca debolmente, c'è Verrigo che se ne va, poi Orlandelli e la palla toccata da Verrigo finisce in rete. Dai, 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 sei sola, sei sola, ieri l'hai fatto, sì! Di Lorenzo è aperto la ripresa per la Coccinella, intanto adesso Aiello, secondo palo, la soluzione personale, diagonale che trafigge Movidia. Sono sei. Perna bene all'indietro, ancora per Masso Francesco che ha un attimo di esitazione prima di ripartire, poi ci prova Berti con la soluzione in diagonale e Iavarone in spaccata verso Mastro Francesco, poi apre la soluzione al centro per Aiello che prova con l'esterno a far girare il pallone, palla che si perde sul fondo. Nettamente in avanti, pasticcia Iavarone. Verrico apre verso Orlandelli, chiude tempestivamente Perna. Facciamo bene st'angolo, vado pure Sami. Rottaro, pace, prova la soluzione in mezzo, scivola il pallone, il tocco da parte di Rottaro che beffa Iavarone. Ancora Perna, ottimo il fraseggio anche piuttosto veloce di Lorenzo, la palla in mezzo, c'è il gol prezioso di Chiara Di Lorenzo. Perna, Aiello prova la soluzione, il tiro sporcato prima da Movidia poi dal palo, finisce fuori. Di Lorenzo per Aiello in spaccata, il tocco di Movidia ad allontanare il pericolo, in fallo laterale a passeggio a questo punto. Pezzo Masso Francesco se ne va da sola, prova la soluzione, accelerazione, il gol di Giulia Aiello. Masso Francesco, Aiello adesso al centro, attende l'uscita di Movidia che tocca il pallone, si va al calcio d'angolo. Perna prova la soluzione personale, poi al centro c'è il tiro da parte di Aiello e la complicità di Movidia, la palla che finisce in rete. Aiello in mezzo, ancora De Patta, la possibilità, si gira De Patta, palla che finisce fuori di poco, palla in mezzo, De Patta di poco,
e l'arbitro con i tre fischi dichiara la fine delle ostilità. La Coccinella batte l'Arca 9-4.